Friedrich Dürrenmatt, giustizia. Eravamo rimasti. Signor Spatu, disse Alan, si accomodi, rispose. Vuole sedersi sul ginocchio del famoso Lucky, che protegge queste due ragazze e del quale ho l'onore d'essere l'avvocato, o desidera una sedia? Una sedia, rispose Alan a voce bassa. Lucky fece scivolare una sedia verso di lei con cortesia, con estrema eleganza, in tutto e per tutto uomo di mondo, con i suoi baffetti neri, con la sua faccia da saponetta palmolive e gli occhi bruni da apostolo. Le fece persino un inchino, puzzava lontano un miglio di profumo di Eddie Camel. Lei sedette con esitazione. A dire il vero, volevo parlare con lei da solo, disse. Inutile, risi. Qui non abbiamo segreti. Con la signorina Giselle dormo da settimane, con la Billy Monica o Marianne, sa il diavolo come si chiama, ho dormito stanotte. Vede, il tutto è abbastanza pubblico, dunque spari. Elena aveva le lacrime agli occhi. Una volta mi ha chiesto qualcosa, lo so, quando ero al caffè con il signor Stassi Lopez. Capisco perfettamente quello che intende. La interruppi, soltanto non occorre che anteponga un signore davanti al nome di quella canaglia. Allora non capì l'importanza della sua domanda, disse piano. Un tratto si era fatto silenzio. Gisella era scivolata via dalle mie ginocchia e si stava truccando. Divenni furioso, tracannai un'altra Wilhelmina e di punto in bianco sentì che avevo i capelli capricciosi, la faccia sudata, gli occhi brucianti. Che non mi ero rasato, che puzzavo. L'improvviso imbarazzo della ragazza mi irritò enormemente. Era come se mi si vergognassero di fronte a Helen. Come se si diffondesse un clima da esercito della salvezza. Avevo voglia di fracassare tutto, il mondo si era capovolto. Helen avrebbe dovuto strisciare davanti a questa ragazza e doveva strisciare. Continuai a bere Wilhelmina senza dire nulla, mi limitai a fissare quel viso quieto che mi stava dinanzi con i grandi occhi scuri.